Figa, c'è un odore sospetto, secondo me mi sta bruciando il tacchino. Non mi sembra questo il momento, Frank, di parlare di tacchini. E allora parliamo di pistacchi, ho comprato un sacco intero, l'ho messo sul tavolo in cucina, non vedo l'ora di mangiarli. Bella ragazzi, io sono Blaine, bentornati. C'è stato riferito, non si sa mai da chi, però da qualcuno, che un uomo ha iniziato a rapire bambini allo Santos. Li infila in questo sacco. Uè, ma porca troia, dove è finito il mio sacco di pistacchi? Frank, lascia perdere i pistacchi, per favore. Ebbene, noi dovremmo indagare su questo mistero, trovare il covo di questo rapitore, non so se è più di uno, stanarlo e ucciderlo. Intanto Frank le ha convocato un po' di dementi in casa sua che cercheranno di aiutarlo per questa missione. Anche se la vedo dura, perché in tre non fanno un cervello sano. Se è per questo neanche una dentiera sana, perché Jack Sparrow c'ha i denti d'oro, denti di legno, c'ha i denti di legno, e Mac Finestra i denti non ce li ha proprio. Quindi, vabbè, evitiamo di dire stronzate, ragazzi. Ma prima di cominciare, vi trasmetto subitissimo un bel pollicione in su. E commentami qua sotto con scritto il sacco. Perché quest'oggi, ragazzi, i sacchi. Sì, i sacchi saranno molto sacchi. Ma adesso, cosa numero uno è convincere Jack Sparrow a venire con noi, anche se io non sono dell'idea. Figo, abbiamo dato i radicchi e stanno crescendo proprio bene. Guarda lì che ciuffi. Frank, vai a parlare con Jack, lascia perdere i radicchi. Jack, io non volevo, purtroppo mi vedo costretto a farlo, quindi non è che ci daresti una mano a stanare un uomo con un sacco su per una montagna. No, fai mona. Ma guarda te. Figa, io però voglio sapere dove sono i miei pistacchi. Qualcuno deve avermeli mangiati. Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Lo penso anch'io. Va bene, lasciamo perdere Jack Sparrow, tanto di guadagnato se lui non viene. Denti di legno invece quelli, tanto comunque sei prepotente nei loro confronti, quindi in teoria con due bestemmie dovrebbero venire senza problemi. Sì, soltanto un secondo che mi fumo i miei radicchi. Ok, quando finito di dire minchiate, scendi dal tavolo. Signor Denti di Legno, non è che per caso verrebbe con noi? Oh, lei, mi piacciono le persone che si convincono in fretta. Perfetto, allora andiamo a ruolare anche Mac Finestre. Dopodiché siamo pronti, possiamo partire per la montagna. Venga qua, no, non vada sul tavolo che poi Franklin bestemmia, per favore. Allora, Mac Finestre è noto per la sua inutilità, comunque lo arruoliamo lo stesso. Signor Mac Finestre, può venire con noi, dobbiamo andare a prendere il tipo col sacco. Cosa vuol dire? Ha dimenticato le armi a casa, c'ha solo un macete. Va bene lo stesso, tanto non farà nulla neanche con quello. Non vi ammattassate, porca vacca, mi si incastra uno con l'altro. Cosa fa Mac Finestre? Ha avuto il morbo di Michael Jackson. Va bene lo stesso, lo spegniamo sta radio che è iper fastidiosa. Dopodiché dirigiamoci verso le montagne. Bisogna stare attenti perché in sta strada spesso girano dei matti. Raga, non so se vi ricordate, tempo fa abbiamo fatto un frontalone con un imbecille che girava contromano. Non vuol dire niente il fatto che io stia girando contromano. Va bene, dove è andato? Ragazzi, è andato a raccogliere i funghi il tipo. Non è stagione. Dove cazzo? Vabbè, va bene, la saluto. Ognuno, ragazzi, con la macchina fa quel che vuole, eh. Cioè, io non ci andrei mai con una macchina bassa giù per di qua. Lui ci è andato. È qui che ti voglio, Dominic Toretto, a zappare i cavolfiori. Cosa vuol dire? Dove hai messo le barbabietole? Ma io non devo guardare il telefono perché vado a schiantarmi ogni due secondi. Frank, non potevi far uscire di casa, che questo te la fa esplodere. Figa, no, stai indagando sui miei pistacchi. Non vorrei dire una stronzata, ma secondo me te li ha mangiati lui, eh. Ok, ci siamo. Il sentiero è questo, è nelle vicinanze della montagna. Dovrebbe avere la sua tana, quindi cerchiamo di avanzare in modo silenzioso, non facciamoci vedere, così riusciamo a prenderlo di sorpresa. Non so quanta vita abbia, non so quante persone ci siano, noi dobbiamo trovare assolutamente un tipo con un sacco. Allora, adesso adagio, voi copritemi le spalle, anche se so che non farete assolutamente niente perché siete inutili, ma va bene lo stesso. Potrebbe saltarci giù da un momento all'altro. Io spero principalmente di no. Mi scenderà qualcuno con un sacco dell'immondizia talmente grande che me lo tira sulla testa che svengo di brutto. Che sentiero è questo? Sembra più che altro un fosso di scolo dell'acqua. Non sembra apertamente un sentiero. Sembra abbastanza tranquilla questa zona. Voi non fate rumori, che porca vacca. Se mi arriva da dietro si sento solamente un grandissimo rumore. Tra l'altro là c'è un falò. Non capisco se siete voi o il tipo. E rimango inculato perché c'ho mezza vita. Quindi per favore, Frank, non è che potresti chiedere ai tipi se hanno visto qualcuno passare nei paraggi con un sacco o qualcosa di simile? Ma che sacco? Ma serve la ganja. Ma che ganja? Buongiorno, buon uomo, buona donna, buon... lei non so cosa sia. Non è che avete visto un tipo con un sacco dell'indifferenziata, qualcosa del genere? Frank, ma hai guardato bene la mappa? Perché secondo me siamo finiti in Bangladesh qua. Secondo me stanno facendo una gara che è più stupido. Lasciamo perdere tutto e andiamo su per la montagna e seguiamo il sentiero. Là in fondo vedo una luce, non è che si è messo là in fondo perché minchia è lontanissimo. Fatemi vedere un attimo, non è che è qua. No, sembra una normale casetta, va bene, lasciamo perdere, andiamo avanti. Ma con tutti i posti non poteva andare, non lo so, al mare. Non se ne poteva andare in campeggio, in spiaggia, che cavolo ne so, no, in montagna, in mezzo al fumo, in mezzo agli scemi attorno a un fuoco, su per un greppo che basta mettere male un piede, che ci troviamo all'ospedale con delle contusioni della Madonna. Ho sentito un rumore bruttissimo, non so se sono stato io, ma ho sentito veramente un rumore brutto. Con calma, state bravi, tenete d'occhio la situazione, per favore. C'è qualcosa lì, leone di montagna, sparate, no, 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 sparate, no, 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 no,
io vi ammazzo. Voi non avete idea di quanti infarti mi stanno facendo prendere questi due imbecilli. La prossima volta vengo da solo, perché è una roba assurda. Non tengo fuori neanche l'arma. Questo vuol dire che se arriva qualcuno, loro aspettano che mi dia una mazzata, dopodiché estraggono e sparano, se mi va bene, perché potrebbero anche non farlo. Signor rapitore, buongiorno, io sarei un venditore di sacchi. Se ne vuole uno un po' più grande, viene qua e io glielo do. Non so, è così in simpatia, non glielo faccio neanche pagare. L'importante è che venga fuori. Io, raga, sento dei rumoracci dietro, però sto tranquillo perché dico, se viene qualcuno attaccherà prima loro, incrociando le dita, anche se so apertamente che non sarà mai così. Mi sembra più una scappatella per andare a funghi, ma va bene lo stesso. Cerchiamo di non scivolare giù, che se qua mette male un piede, seriamente torniamo da capo. Ok, qua inizia la zona abbastanza scoperta. C'è un greppo sia a sinistra che a destra. Dovremmo ormai esserci, piano. Non fate rumore. Cosa fanno? Raga, forse hanno preso l'iniziativa. Non lo so. O forse no. Magari hanno sentito qualcosa. In effetti è abbastanza sospetto questo luogo. Potremmo trovarci qualcosa. Lentamente avanziamo. Secondo me sono stupidi perché sono fermati. No, cos'è sto rumore? Ma non fatemi sti rumori mentre, porca vacca, c'ho l'angoscia. Chi è che è rimasto indietro? Dove? Non è che è volato giù per un greppo. Perché si nasconde ogni volta? Ogni volta che si nasconde troviamo un puma. Quindi la cosa non è piacevole. C'è denti di legno che si è incastrato chissà dove, ma va bene lo stesso. Venite avanti per fuori, che devo fare sempre tutto da solo. Mi è sembrato di vedere un qualcosa di luminoso là in fondo, ma non è. Sì, c'è qualcosa che ha sparato. Ok, c'è qualcuno che ci spara. No. C'è qualcuno che ci spara. Non so se sparano a noi, se c'è qualcun altro lì sotto. Guardate, date un'occhiata. Non aspettate che mi affaccio io, che ho mezza vita, per favore. Ok, abbiamo trovato il luogo. Questo è già un passo. Spero che li abbiano uccisi o abbiano fatto qualcosa. Non hanno fatto assolutamente nulla. La tipa tra l'altro è sparita. Cioè, veramente, ragazzi, sono da prendere ammazzate questi. Almeno adesso c'è tutta la vita. Ok, il luogo, ragazzi, l'abbiamo trovato. Adesso non ci resta che avanzare lentamente. Non vedo nulla di strano. Ragazzi, attiviamo un attimo il visore e vediamo quanti siamo, perché con tutta la vita non posso fare assolutamente niente. Non ho neanche un antiproiettile, quindi sono veramente messo nella merda. Un tipo gobbo qua. C'è uno ancora più gobbo qua in fondo. E poi basta, sono solo in due? No, c'è un'altra roba qua in cima. Cos'è quel coso là sopra? Ok, forse quello è il matto con il sacco, non lo so. Però è molto probabile c'è qualcos'altro lì in fondo che si muove. Che posto di merda. Proviamo ad andare sulla montagna a sinistra e cerchiamo di vedere un attimo se riusciamo a individuare qualcun altro. No, dovrebbero essere solo loro, dovrebbero essere all'incirca in tre. Non fate rumore, piano, che non ci hanno visti ancora tanta roba. Cos'è qualcosa nel fondo che si muove? Ragazzi, c'è un coso stranissimo storto che si muove. Cazzo, è l'uomo cavalletta quello. Cosa minchia è quel coso là in fondo? Ragazzi, un coso stortissimo che viene su per la montagna, sembra una capra. Una roba del genere, cos'è? Non sembra amichevole, no, no, sicuramente non lo è. Cos'è? È un uomo con un sacco! No, 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 vada via, sparate! Ma spara, è un idiota! Dove cazzo è sparito? È sparito il tipo? Ma vaffanculo che non fanno un cazzo. Bravo, parate adesso. Mi aiutate, per favore, sparate sotto. No, c'è la troia maledetta di prima. Sparategli, porca vacca. Fate qualcosa. Grande McFinestre cavato da scudo antiproiettile. Denti di legno. Vabbè, mi lagga, ma vaffanculo. Dai, raga, non fanno niente. Sì, raga, abbiamo arruolato Jack Sparrow, che è l'unico che fa qualcosa, è l'unico che spara. E speriamo di farli fuori stavolta, ma ho i miei dubbi. Non vedo nessuno. Jack, se vedi qualcosa, mi raccomando, fai qualcosa. Non fare come... Ho sentito un rumore. No, c'è l'uomo col sacco ancora. C'è l'uomo col sacco. Non lo voglio l'uomo col sacco. Tra l'altro mi spaventa più quella megera che urla, ma va bene lo stesso. Comunque, sto coglione non muore. Buongiorno. No, 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 vada via. Ragazzi, segni positivi. Jack sta mirando. Meno male. Allora, dopo, raga, entrambi li buttiamo giù per la scarpata, sti due scemi, perché veramente sono inutili. Sono l'apoteosi dell'inutilità. Cos'è stato quell'urlo? No, c'è qualcosa. Ok, ci sta sparando. Jack, puoi fare qualcosa, per favore? Dove cavolo è? Bravo Jack. Oh, qualcuno che spara. Benissimo, dove è andata la troia? È qua in mezzo. Muoia. Vaffanculo. Cos'è stato? Come ho fatto a perdere mezza vita? Ma ha colpito denti di legno? Cos'è? Paranormal activity, robe del genere. Ma sta qua, non muore più, porca vacca. No, è il tipo col sacco. Jack, uccidilo, uccidi il tipo col sacco. No, 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 vada via. Ma ce la facciamo ammazzare sta megera? Maledizione. Jack, spara, fai qualcosa. No, Jack fa qualcosa. Gli altri due che sono scemi. Il tipo col sacco non si è ancora fatto vedere, quindi tanta roba. Ma non crepa più. Jack, gli puoi sparare, per favore? Gli sta sparando? No, Jack, spara sta megera maledetta. C'è il tipo col sacco? No. Si infili il sacco nel... Il tostapane. Io non sono un cassonetto. Vada nel cassonetto. Ok, il tipo col sacco è sparito. Ma questa, raga, non sparisce più. Cioè, porca vacca, il diavolo sta tipa. Jack, la puoi uccidere, per favore? Spara. Ok, è sparito. Non so se sia morto oppure no. No, si è nascosta dietro l'albero. No, no, no. E poi ancora no. Vaffanculo.
Dove è volata? È volata via. Devo vedere se è ancora viva oppure... Cos'è? No, è ancora qua. Raga, ho visto qualcuno apparire lì a sinistra, puoi sparire. Non ho idea. Avviciniamoci al paiolo. Qui non so se sia un paiolo o qualcosa, non so, c'è una luce là in fondo. Quanti cavolo sono? Porca vacca, Jack, spara per favore, ammazzali tutti. Ecco, bravo, tienili occupati che io guardo dietro, non arrivi ancora alla megera, ma mi sembra assolutamente di no. Sto tipo col sacco, raga, quanta vita. È assurdo, raga, non muori, Jack gli sta sparando da mezz'ora, gli ha tirato 4 missili, non è ancora morto. Dove è sparito che non vedo più niente? Non c'è più nessuno? No, 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 sa anche nuotare, questo crepa. Ok, forse è morto culo che c'erano i quad nell'acqua. No, morto un paio di ciabatte, morto un paio di ciabatte. Ok, ok, stavolta è morto davvero. Sembra che ci sia ancora qualcuno alla sinistra. Ci pensa Jack, noi intanto perlustiamo la zona. Allora, come prima cosa miniamo questi due coglioni, raga, che non servono assolutamente a niente. Dopodiché andiamo a cercare il tipo che si muoveva strano. Perché se vi ricordate, due delle persone, una era col sacco, l'altra era la tipa col mestruo. E poi c'era anche quello che si muoveva strano, non so dove diavolo sia. Non gli sparare che già poveretto ha già fatto una brutta fine. Ok, McFinest ha fatto da scudo umano, però direi che una razzolata se la merita anche lui. E poi raga, tempo fa questi sparavano, porca vacca che sberlone. Comunque, dentro di legno dove andare? È sparito, è rotolato giù per una scarpata, va bene. Raga, io non lo trovo più il tipo, attiviamo il visore. Qua ci sono quelli che ho ucciso Jack prima. Però, io non vedo più niente. Là in fondo c'è un tipo con un bollino. Cosa cavolo c'è sull'albero? Cos'è un ragno? Prendiamo un attimo il visore, diamo un'occhiata a cosa c'è sull'albero. Cosa c'è? Una faraona che si è appoggiata a fare le uova? Cioè, minchia, è una cosa strana. No, sembra una persona. Ma quante gambe e piedi ha sto coso, porca vacca! Jack prende l'iniziativa così a caso, non avevo dato alcun segnale. Comunque, vabbè, tiriamoli giù di qua e vediamo un attimo cosa diavolo sono. Non sono questi tipo col sacco, perché il tipo col sacco aveva chiaramente un sacco in mano. Quindi questi non c'entrano assolutamente nulla, a meno che non siano i bambini nascosti dal tipo col sacco. Tra l'altro nel contratto non c'era scritto salvare i bambini, ma uccidere chiaramente il tipo col sacco. Quindi noi siamo in pari. Tu, Jack, ormai ti puoi congedare. Va bene, dai. Poteva almeno salutare. Figa, però io non so ancora dove sono i miei pistacchi. Frank, lascia perdere i pistacchi che ci hanno fregato la macchina, che io dovevo tornare a casa in treno. Comunque, arrivati a questo punto, ragazzi. Io termino qui questo video. Spero che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel pollice, un commentino. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Se non siete ancora iscritti, trovate tutti i social sotto in descrizione, come dico al solito. E che dire, qui da Flame, da Franklin, è tutto. Bella riga.